San Prisco ci chiede come essere oggi pastori, come annunciare il Vangelo. Ricorda ad ognuno di noi che se non entriamo nella logica dell'amore, abbiamo fallito. Lo ha detto Monsignor Giuseppe Giudice nel corso dell'omelia in occasione della celebrazione solenne per i festeggiamenti del Santo Patrono di Nocera Inferiore e della Diocesi Nocera Sarno. Presenti, oltre alle autorità militari, anche il sindaco Paolo De Maio e il consigliere provinciale Annarita Ferrara, che si sono soffermati ai nostri microfoni per lanciare un messaggio alla città in occasione di questo giorno di festa. Sindaco Paolo De Maio, festa del Santo Patrono, celebrazione eucaristica solenne e festeggiamenti come al solito estesi a tutta la città. Ma una festa che come nocerini teniamo tantissimo, una festa ovviamente un momento che prevede un momento religioso con la funzione di stamane, la processione di questa sera e poi vedrà anche un momento civile con due concerti che avremo sia nell'area di Vescovado che in piazza Diaz. Nocera è legata al Santo Patrono a doppia mandata. La preghiera che rivolgiamo a San Prisco è ovvio che in questo momento particolare è quella di una pace del mondo per via di tutti questi conflitti a cui stiamo assistendo, e poi una piccola preghiera la facciamo anche per la nostra città perché possa essere il momento della svolta con una programmazione importante che abbiamo che possa dare buon fine e disegnare la svolta di questa città. Consigliera Annarita Ferrara, anche la provincia di Salerno presente nella sua persona questa mattina per i festeggiamenti di San Prisco, un'emozione particolare per lei che rappresenta la città di Nocera Inferiore nei banchi provinciali, celebrare in maniera ufficiale il Santo Patrono. Assolutamente sì, è una giornata emotivamente coinvolgente e come cittadina di Nocera Inferiore appartenente al Consiglio Comunale di Nocera Inferiore e come in veste di rappresentanza della provincia di Salerno. È una festa molto sentita, la festa del Santo Patrono, si sta un po' sdoganando l'idea che sia semplicemente una festa di quartiere, ma si sta cercando di allargare l'interesse a questa festa e quindi all'attenzione sia del sacro sia del profano di questa festa del Santo Patrono. Non a caso c'è anche qualche evento attrattivo che viene appunto svolto nella piazza centrale della città per far sentire questo forte senso di appartenenza. Come già dicevo prima, è si va a miscelare il sacro col profano, ma c'è un'attenzione di sacralità rispetto a questa festa, soprattutto se volgiamo lo sguardo sul mondo che ha tanto bisogno di preghiera, visto il clima belligeroso che si respira in varie parti del mondo. A tal proposito, 17 maggio, lo possiamo anticipare, marcia della pace a Nocera Inferiore, fortemente voluta dal sindaco Paolo De Maio, che coinvolgerà anche la provincia di Salerno. C'è stata questa proposta dal gruppo consiliare della consigliera Lisa Ruggiero che ci ha visti subito attivi, subito partecipi rispetto a questa grande manifestazione che ci vedrà uniti con un grido silenzioso, perché dal silenzio, come si dice, il maggior rumore lo fa il silenzio, e speriamo che il nostro eco possa arrivare a quella parte del mondo che sta subendo e soprattutto alla povera gente che sta subendo le conseguenze di queste guerre che si estendono a macchia d'olio. Oh.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Sorelle e fratelli, San Brisco ci raduna nel giorno della sua festa intorno all'altare del Signore. Speriamo di avere la festa nel cuore, di essere in comunione con il Signore tra di noi, per essere artigiani di una nuova civiltà, per essere vivi, riconosciamo i nostri peccati. Sorelle e fratelli, Chiesa Eucaristica, radunata nella festa del Santo Patrono San Brisco, signor Sindaco, autorità, che cosa ci chiede stamattina San Brisco? Come essere oggi pastori e con quale stile, con quali modalità dobbiamo annunciare il Vangelo? In un mondo che è tutto connesso, in rete, nuovo deve essere il nostro approccio pastorale, come continuamente ci ricorda il Santo Padre. Abbiamo due possibilità: serrare le file per difenderci, o sulla parola del Maestro prendere il largo nel mare ampio del mondo. Che cosa ci insegna questo primo vescovo di questa Santa Chiesa, che è venuto, come ci ha ricordato il Vangelo, dopo che Gesù manda i discepoli a due, nelle città dove lui doveva andare? È lui che viene. Che cosa vuol dire stile sinodale, al quale costantemente, ultimamente, ci chiama Pietro? Ci chiediamo stamattina che significa nella concretezza oggi camminare insieme, uno accanto all'altro, uno di rimpetto all'altro, uno contro l'altro o l'uno per l'altro. Camminare, ci ricorda Sant'Agostino, vuol dire progredire nel bene. Ci sono quelli che camminano, ma nel male. Progredire nel bene, stimandoci, aiutandoci, sostenendoci, correggendoci, perdonandoci, amandoci, consapevoli di essere sulla stessa barca, sia a livello ecclesiale che a livello sociale. E me lo insegnate, o ci salviamo insieme o insieme periamo. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte, ed è una morte non solo fisica, è una morte spirituale. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. Tutto questo, carissimi, non è un ideale, è il Vangelo. È il comando del Maestro che ci ripete anche stamattina: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Forse non c'è pagina del Vangelo più profonda. Siete miei amici, ce lo dice Gesù. Il segreto allora è l'amore più grande, un amore che si dona. Siamo chiamati, è la vocazione di ognuno di noi, a questo amore più grande. San Brisco stamattina ci ricorda che un vescovo
un presbitero, un consacrato, ogni battezzato, se non entra nella logica di questo amore più grande, ha fallito ed è un fallito, vapore che si dissolve. L'amore più grande non si improvvisa, si accoglie con umiltà rimanendo ai piedi della croce. È un amore che vede, giudica, discerne, non con le categorie del mondo, ma con lo sguardo limpido del Maestro, che inchiodato alla croce prega e perdona, soprattutto a coloro che non sanno quello che fanno e tante volte quello che dicono. Ogni santo è testimone autentico di un amore più grande, di una logica evangelica che, pur amando il mondo, mai può attingere alle coordinate mondane. Dove sta questo amore più grande? Questo amore più grande, sorelle e fratelli, alberga nello sguardo e nei gesti di un papà e di una mamma, di una suora, di un religioso, di un missionario, di un medico, di un insegnante, di un parroco, di un bambino, di un povero, di un volontario, di un ammalato, di un martire, un amore più grande. Questo amore più grande sgorga dal cuore squarciato di Cristo, da cui nasce la Chiesa, secondo la bella indicazione dei padri. E si fa questo amore più grande rivoli di santità nelle pieghe del mondo. Ed è questo amore più grande che brilla negli occhi di tutti i santi, rendendoli attuali testimoni luminosi. Questo amore più grande diventi la trama della nostra pastorale, tante volte asettica e anemica, scialba e senza passione, che invece di andare ad gentes, a volte si ostina, si inceppa, stagnando nel permesso per un certificato che non poche volte certifica soltanto la nostra inadeguatezza dinanzi ad un mondo che da noi chiede ben altro. Sì, un amore più grande, un cuore missionario, aperto, capace di leggere i tempi, ancorato alla sana dottrina, ma senza farla diventare macigno che opprime e rallenta il cammino. Santo Padre non ha tolto nulla, non ha cambiato nulla del magistero della Chiesa, semplicemente ci sta educando ad un nuovo approccio. Ancorati alla sana dottrina, senza farla diventare macigno che opprime e rallenta il cammino. Carissimi, camminando insieme nella stima reciproca, nell'umile coscienza che nessuno è degno del dono ricevuto, neanche io, e lo posso sottoscrivere, diamo nuovo impulso alle zone pastorali, le foranie. Non facciamo, carissimi, delle parrocchie cittadelle chiuse ed impenetrabili, ma nel rispetto e nella ricchezza dei doni personali e delle diverse storie, o siamo una pastorale sinodale che, mentre ci libera da tante incombenze inutili, ci fa offrire a questo mondo frantumato, diviso, uno contro l'altro, ci fa offrire uno spettacolo di comunione, di fraternità, di relazioni leali, non ammalate di gelosie e invidie. Spettacolo che il mondo attende per riprendere le ragioni della fede e, a volte lo sapete, della stessa vita
così bistrattata, così calpestata, così buttata nei vasti fondi della nostra cultura. E per non sentirsi allontanato questo mondo, proprio dalle nostre piccole guerre, che di solito preparano la grande guerra, terreno fertile nel quale il divisore, che gioca con le nostre povertà, semina le sue sottili trame perplesse. Celebrando l'Eucaristia all'alba, e per questo fu accusato, secondo quello che leggiamo, San Brisco ha permesso all'amore più grande di far sorgere il giorno del sole, il giorno di Cristo, ed edificare una Chiesa unita, presente, attenta, sì, la nostra Chiesa, nella quale siamo inseriti. Lievito, sale e luce per tutti gli andanti e i cercatori di Dio. Se anche noi perdiamo, dove andranno i pellegrini? Come Gesù, come il Vescovo Brisco. Non si può oggi parlare in generale, in un linguaggio confuso e difficile, ma bisogna usare anche qui un alfabeto che tocchi le corde del cuore, della nostra gente, segnata da tante fragilità, da tanti lutti, da tante tragedie, da tante paure. Un alfabeto che tocchi le corde del cuore, un parlare appassionato e mai concitato o offensivo. Mai concitato o offensivo. E come il maestro predicare, il quale disse ancora questa parabola, per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Com'è bello questo passaggio dell'Evangelista Luca. Mandati nel mondo, mandati discepoli in situazioni difficili, però Gesù predica per alcuni, e quante ce ne sono anche in mezzo a noi, che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vigilando, sorelle e fratelli e carissimi presbiteri, su quanto ci esaltiamo tra le volute dell'incenso, che più che verso Dio sono rivolte verso gli altari dell'io. Più che verso Dio, verso gli altari dell'io. Con stile lineare semplice, disarmante e disarmato, cioè evangelico, ma nella fermezza apostolica, per non edulcorare il Vangelo e per proteggere la fede dei piccoli, è tempo, sì, è tempo, di fare argine nelle nostre comunità, ecclesiali e sociali, a tutte quelle persone, come noi, sempre bisognose di conversione, che presumendo spargono sfiducia e zizzania, malumori ed inquietudini, lanciano la pietra e nascondono la mano, allungano la lista di coloro che non edificano né la città e né la chiesa, vedendo distruzione dappertutto e aumentando le macerie. Quest'amore più grande, dono del risorto ai risorti, che sono gli amici del Signore, cioè noi, ci chiede, sulla luminosa testimonianza di San Brisco, di essere vigilanti e di vigilare sulla nostra vita e sulla vita dei fratelli e sorelle, che a noi affidati camminano con noi verso il Regno. Servendo il mondo, questo mondo che vertiginosamente cambia, non possiamo forse, sorelle e fratelli, costruire insieme, ognuno al proprio posto, un nuovo tassello nel grande e stupendo mosaico della storia della salvezza, capace di suscitare ancora meraviglia? In quest'opera,
interceda per noi San Prisco, primo vescovo e protettore della diocesi. Con questo amore più grande, buona festa.